Dottoressa Volpini, come cambierà la vita del paziente in questo nuovo ecosistema digitale che stiamo pensando, progettando, costruendo? Una domanda proprio facile. Intanto grazie Felice per l'invito a questa mattinata veramente stimolante. Ho ascoltato con molto piacere anche gli interventi e le stimolazioni dei colleghi che hanno preceduto. Ed è importante proseguire in questi eventi per promuovere questa sensibilizzazione del dato, perché è vero che ne parliamo tanto, ma il timore è che poi perdiamo il fine ultimo di questa cosa che poi è il paziente e dare dei servizi che siano più equi e più trasparenti, perché poi la cultura del dato, la codifica del dato, la condivisione del dato, la sistematicizzazione del dato deve portare a dei percorsi sempre più strutturati e anche a implementare la medicina di iniziativa e quindi una medicina sempre più personalizzata. Ad oggi un po' di esperienze ce ne sono in giro. E quindi anche rifacendosi a quello che si diceva prima, come mettere a fattor comune questo patrimonio, anche codificandolo a priori in modo che possa essere esportato. Ad esempio, in Roma 2 abbiamo implementato la piattaforma regionale che è Interconnessioni COT, che appunto interconnette appunto le varie COT aziendali, distrettuali, eccetera, con una progettualità che è stata premiata anche da Agenas, con un'altra piattaforma a livello distrettuale che mette insieme le informazioni di altri stakeholder, del team multiprofessionale distrettuale, quindi anche ad esempio con tutti i dati socio-assistenziali, anche per colmare quel gap di dati che spesso a livello sanitario noi non riusciamo ad avere. È vero, come diceva Giovanni, abbiamo tutto un sistema anche EMAS di profilazione epidemiologico della stratificazione della popolazione, ma tutto quello che attinge dal mondo del terzo settore o spesso anche del comune, del municipio e del sociale ancora è una parte troppo assente nelle nostre piattaforme. Quindi vedremo se questa sperimentazione riusciremo anche a esportarla e quindi credo in questa, diciamo, necessità di anche una governance, no? Complessa e unitaria, questa possibilità di esportare esperienze anche che vengono dal basso e non sempre appunto calate dall'alto, anche per noi aziende sia essenzialmente importante. Ecco. Grazie, ci sono due elementi che tornano. Sicuramente Ah, quello. scusami Felicia, Prego. per ritornare a un argomento anche toccato da te e anche da altri, sicuramente anche il tema delle competenze, perché noi nelle aziende abbiamo ancora bisogno di insistere sulla formazione, sulla formazione proprio sulla digitalizzazione. Ora la Regione Lazio all'interno dei finanziamenti del fascicolo sanitario elettronico ha anche proprio destinato una somma proprio al supportare lo sviluppo delle competenze digitali all'interno del personale sanitario. Questi skill sono assolutamente da sviluppare perché altrimenti è inutile, no, rincorrere la tecnologia. E in ultimo anche mettere a sistema la governance è importante anche perché noi non possiamo essere sempre quelli che rincorrono l'innovazione tecnologica. Noi dobbiamo prima avere una visione, i tre magari macro obiettivi che hai detto te, e sulla base di quello strutturare dei modelli a cui poi saranno da supporto le tecnologie informatiche e digitali. Grazie.